Salve, da Gropalati, oggi prepariamo il pane con lievito di birra, però a lievitazione lenta. Per preparare 2 kg di composto, che poi ovviamente saranno di più con l'acqua, metteremo giusti giusti 10 g di lievito di birra fresco, 1 kg di farina 00, 1 kg di semola rimacinata, 25 g di sale, e 1,5 litri di acqua a temperatura ambiente. Utilizziamo la planetaria per lavorare nelle prime fasi l'impasto. Ecco, si mette la foglia, in questo caso mettiamo questo tipo di attrezzo, ecco così. Poi dopo utilizzeremo il gancio. Io metto tutta l'acqua dentro la planetaria in questo modo. L'altro passaggio è quello di sbriciolare il lievito dentro la padania. Ecco qua. Adesso aggiungiamo tutto il chilogrammo di farina 00. Mettiamo 1 chilo giusto di farina. Adesso possiamo azionare la planetaria aumentando sempre più i giri, diciamo fino a 4-5. Adesso possiamo aggiungere man mano la semola rimacinata. Iniziamo da questa parte, questa finestrella, e aggiungiamo mano a mano. Dopo aver messo più o meno 300 g di semola, mettiamo anche il sale, che sono 25 g. Andiamo avanti ancora con la semola. La planetaria, e adesso dobbiamo sostituire con il gancio. Puliamo un po', in questa fase si può utilizzare il gancio. Ecco, adesso possiamo mettere il gancio, vedete, questa frusta gancio, per completare l'impasto dentro la planetaria. Fermo restando che poi dobbiamo agire anche sulla spianatoia a fare il resto. Adesso azioniamo la planetaria, in questo modo. E continuiamo a mettere la farina a finire. Ok, adesso possiamo. Come vedete, l'impasto risulta abbastanza appiccicoso, ma è normale questo tipo di impasto qua. È una idratazione a 65-70%.
Rimuoviamo il gancio, lo puliamo un po'. Adesso per prelevare il composto, visto che è un po' molliccio, possiamo mettere un po' di farina giusto giusto così e facciamo in modo di riprendere il tutto. Farniamo poco poco. Siamo riusciti a prelevare tutto, facciamo delle pieghe, non troppo, ma giusto giusto per dargli un po' di attivazione. Vedete l'impasto come si deve presentare abbastanza molle, ma allo stesso tempo non troppo molle. La regola principale è che l'impasto non deve essere molto duro, specialmente nella lievitazione lenta. Questo passaggio è importante. Ci vuole troppo tempo e quindi le condizioni climatiche potrebbero rallentare il processo. Visto che abbiamo messo veramente poco lievito, appena 10 grammi su 2 kg di farina. Ecco qua. Utilizziamo anche tanto stropicciare ancora di più, appena appena la trapiego così, ecco qua, e poi possiamo fare il prossimo pannetto. Quando vedete che si stacca più o meno, appena appena si stacca, vuol dire che l'impasto è giusto. Ok. Allora, io utilizzo questo recipiente, vedete, metto un po' di farina nel fondo, diamo un'altra forma, potete anche schiacciare così, a questo punto io consiglio anche di mettere un po' di olio. Tutta la anche perché l'olio d'oliva darà quel valore aggiunto all'impasto anche in maniera diversa in questo qua. Con un pennellino si dà l'olio in modo che rimane più umido e non si formi la crosticina durante le spontanee 12-13 ore. Ecco qua. Come ancora fa un po' freddino, conviene sovrapporre una cosa che vi faccio vedere. Quindi questo contenitore è più largo e poi io metto anche questo qua, al quale passerò anche un po' di olio. L'olio non fa sicuramente male, onde evitare pellicole e cose varie. Ecco qua. E sovrappongo in questo modo. Sì, l'impasto ha questa specie di cappa e poi ovviamente il volume non deve essere tantissimo. In questo caso, se ci fate caso, questa qua è più alta e quindi possiamo compensare il fatto che mettiamo questo più piccolo. Ok, come vedete adesso con questa sovrapposizione. Se avete un caminetto potete tenere la temperatura, io consiglio la temperatura tra i 18 minimi a meno 23 gradi, ecco. Però già d'inverno, in questo caso, anche 18 gradi, uno spazio abbastanza contenuto, possono essere sufficienti, anche perché è una lievitazione lenta. Però per evitare che ci sia qualche problemino, noi
Mettiamo pure questa copertina in questo modo. Così la lasciamo adesso tranquillamente per 12-13 ore, però attenzione perché il tempo è sempre relativo perché dipende anche dalla temperatura esterna. Quindi noi diciamo 12 ore, ma potrebbero anche volercene 15, ma anche addirittura 9. Quando valuteremo che il composto, la pasta, ecco, si sia raddoppiata e che non presenta nessuna forma di acidità, quindi si può valutare, faremo ancora un'altra attivazione del lievito. L'impasto lo faremo ancora lievitare per altre 2 ore. Poi ancora staglieremo il tutto con delle forme che vogliamo e poi su delle teglie facciamo ancora lievitare almeno un'oretta. Ecco, con questa procedura possiamo ottenere un buon pane di compromesso senza il lievito madre, che è più complicato poterlo gestire, specialmente durante l'inverno. Fermo restando che anche panificato, spesso con lievito madre, avendo anche ottimi risultati. Dopo 11 ore facciamo una controllata, ecco, a vedere se abbiamo raddoppiato la... Vedete? Rispetto a prima è abbastanza lievitato, si vede anche delle belle bolle, chiaramente. Adesso noi attiviamo di nuovo la lievitazione e facciamo ancora lievitare 2 ore. Spruzziamo un po' di farina e adesso possiamo possiamo lavorare l'impasto, lo induriamo poco a poco, ma giusto giusto, e facciamo in modo di fare delle pieghe, vedete così. Facciamo delle pieghe, lo ingordiamo un po', farina giusto giusto un pelino e non di più, in questo modo. Un po', adesso bisogna indurire poco poco, non troppo. Creiamo un pannetto così. Adesso possiamo rimettere di nuovo nel contenitore in questo modo. Anche in questo caso mettiamo un po' di olio, spennelliamo un po', mettiamo di nuovo questa ciotola grande a coprire e lasciamo lievitare ancora per altre 2 ore. Mettiamo la copertina, assicuriamoci che la temperatura sia tra i 20 e i 22 gradi. Dopo 2 ore, come vedete, l'impasto è raddoppiato. Siamo sul punto che possiamo adesso stagliarlo, creare delle forme, metterle in delle teglie e farlo lievitare giusto il doppio, ecco. Ok, adesso possiamo sempre impariniamo prima il tavolo a schienatore, ecco, giusto un pelino così. Mettiamo anche un po' di farina così per non farla attaccare. E dopodiché possiamo ancora impariniamo un po'. Un altro po'. Così per non farla attaccare anche le mani. Vedete, l'impasto adesso è pronto. Si deve presentare bello morbido. Adesso noi facciamo altre pieghe in questo modo. Facciamo così. Vedete che belle bolle. Bolle gigantesche. Questo è un impasto molto interessante in quanto è quello più pratico per evitare un po' di lievito madre, ma il risultato è molto vicino.
per dare un po' di forza all'impasto. Ecco qua. Adesso io creerò, vedete, un piccolo pilone così. Ecco. Adesso noi non facciamo altro che creare, diciamo così, senza stare troppo a guardare il peso, ci regoliamo più o meno ad occhio, diciamo che abbiamo, facciamo forme più o meno regolari, facciamo uno, due, tre, questo ricaviamo, saranno abbastanza vicini, c'è un buon occhio in questo caso, fate voi più o meno la misura che desiderate, fate il panino, lo volete. Ecco qua, adesso da questa cosa infariniamo, questo, che saranno più o meno per avere un'idea, così magari vi faccio vedere. Pesiamo, abbiamo in questo caso 798 grammi, questa qua. E siamo là, più o meno siamo 770, qua abbiamo di meno, però lo mettiamo da parte, siamo più o meno vicini, ecco, e qua siamo più o meno là, ecco qua, qua possiamo fare poco poco, ecco qua, e ci siamo giusto giusto, ok? Ecco, la bilancina sembrano, non è il mio, siamo molto vicini, ecco. Se lo dovessimo vendere va bene, ma visto che lo facciamo per la nostra casa, l'importante è stare vicini. Allora, se noi facciamo ancora un altro po' di pieghe, giriamo e poi, vedete, facciamo questo movimento in questo modo. Ok, e già questo qua è pronto. Un filone, così. Uno. Prendiamo l'altro, facciamo una piega così, un po' di farina giusta giusta, ecco qua, si arrotola all'interno, vedete, con le mani, le unghie corte, vi raccomando le unghie corte perché è meglio lavorare con le mani, l'impasto, ma le unghie devono essere ben curate, ecco, e ci siamo, e sono due chilometri. Stessa cosa, un po' di farina, ecco qua, facciamo una piccola piega così, vedete, e poi un po' di farina prima di attaccare, giriamo un po' come fare una torsione, vedete, e poi facciamo il movimento di allungare in questo modo. Tanto questo ancora lieviterà, quindi la forma è quella che, ma no, non è importante, andiamo avanti. Ecco qua, pieghe così e poi arrotoliamo, un po' come fare la paggetta arrotolata, ecco, in questo modo. Ancora, ok, e un altro pilone e poi prendiamo l'altro, l'ultimo, così. Una piega così e poi lo togliamo all'interno. O voi fate come vi pare, insomma, non è importante. Adesso abbiamo messo, abbiamo adagiato adesso i nostri filoncini in queste teglie, abbiamo messo la carta da forno. Adesso rimarranno a lievitare il tempo che si raddoppino, ecco. Si mette un po' di olio per fare in modo che non si formi quella crosta dura. Io, vedete, questo già servirà per fare in modo che non si formi quella crosticina, che ovviamente poi limiterà la cottura, chiaramente, perché indurisce e quindi poi la cottura diventa più problematica. Un secondo, l'olio c'è un po', lo possiamo anche fare, visto che lo produciamo un po' in queste zone,
a livello diretto. Ok. Nel frattempo io ho acceso il forno più o meno a 120 gradi in modo che si possa riscaldare questo vetro e fa in modo che aiuti, insomma, visto che fa ancora freddino, siamo ancora alla fine di febbraio, quindi aiutiamo un po' a fargli lievitare. Ecco, dopo più o meno un'oretta, come si presentano i nostri filoncini, sono abbastanza lievitati, nel forno subiranno un'altra ulteriore lievitazione, quindi saranno molto più voluminosi. Adesso noi con questo taglierino, io utilizzo questo attrezzo qua, l'ho pulito, l'ho sterilizzato, ecco, facciamo dei tagli abbastanza profondi, ecco, in questo modo. È importante tagliarlo bene. Questa cosa, questi tagli vanno fatti proprio prima di infornare, se no si chiude un'altra volta. Ecco qua. Adesso noi possiamo infornarli nel forno che abbiamo già messo per i primi 20 minuti a 230 gradi, poi completeremo la cottura finché non diventeranno dorati, insomma a 200 gradi. Possiamo infornare. Allora io prendo queste presine professionali in silicone, ho messo anche giù in questo caso utilizziamo una caffettiera, ecco, dove si mette l'acqua che è riciclata, quindi non ci servirà, e lo utilizziamo per fare un po' di umidità. Ecco, adesso possono stare così. Ok, possiamo adesso sfornare la prima infornata, ecco. Si presenta già bella dorata, vedete? Un bel lavoro, una bella soddisfazione. Ok, adesso noi inforneremo anche gli altri allo stesso modo. Vi facciamo vedere la prima sfornata, sono veramente molto belli, uno spettacolo. Poi dopo faremo vedere alcune fette, ecco. Ecco la seconda sfornata, come vedete sono delle belle realtà, bei filoncini croccanti, non sono neanche troppo pesanti, quindi una buona lievitazione per il suo volume, ecco. Questa è una buonissima ricetta che vi volevo indicare. Adesso stiamo aspettando l'ultima sfornata, l'ultimo pezzo. Ecco l'ultima sfornata, questa bellissima pagnotta, vedete? Beh, che dire, un bel risultato, direi. Spero di esservi stato utile. Alla prossima occasione da Michele Expert. Tagliamo una fetta, veramente caldo ancora. Vedete com'è bello. Un pane molto saporito. Se questo venisse cotto nel forno a legna sarebbe ancora uno spettacolo di più, ma a casa è comunque molto molto interessante.